Fratelli e sorelle, signori e signori, signore, mi fa grande piacere essere di nuovo qui a Bergamo, in questa bellissima cattedrale, parlare su questo tema dell'anno santo della misericordia. Dove è Abele tuo fratello? Così Dio domandò Caino dopo l'omicidio di suo fratello. E Caino rispose: non lo so, sono forse io il custode del mio fratello? E mi domanda, è questa la risposta forse emblematica anche per oggi? L'indifferenza fu chiamato da Papa Francesco a Assisi il paganesimo moderno. Essa, la indifferenza, è l'espressione dell'ateismo moderno, dell'individualismo moderno, dove ognuno è il suo proprio Dio, segno della perduta dei radici cristiani della nostra società. La Bibbia ci dice il contrario di ciò che disse Caino. Sì, Dio nella sua misericordia è custode di ogni uomo, di ogni di noi, e da Dio ogni uomo è chiamato essere il custode del suo fratello. Questo messaggio biblico è chiaro. Al rovereto ardente Dio si manifestò a Mosè: ho osservato la miseria del mio popolo e ho udito il suo grido. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo. Dio è un Dio che vede, che sente, che conosce la miseria dei nostri fratelli e la nostra miseria. Egli è un Dio che si interessa della sorte dell'uomo, che soffre con noi, che non vuole la sofferenza e non la miseria. Dio vuole liberarci, vuole la vita. E così, quando Mosè al rovereto ardente chiese: cosa risponderò al mio popolo quando domanderanno qual è il nome del Dio che ti ha mandato? Dio si presentò con le famose misteriose parole che spesso sono tradotte così: io sarò che sarò. Meglio vanno tradotte: io ci sarò che ci sarò. Questa risposta misteriosa va compresa come la spiegazione del suo nome Yahweh, e dice: io sarò con voi e per voi, vi libererò della schiavitù e vi accompagnerò sulla vostra via attraverso il deserto. Io sono fedele, su di me potete fare affidamento sempre e in ogni situazione. Vi prenderò come il mio popolo e diventerò il vostro Dio. Questa prima rivelazione del nome di Dio è la rivelazione della sua misericordia, perché questa voce latina, misericordia, dice in senso ancora generale: Dio ha un cuore per i miseri. Dio non è indifferente, ma si lascia toccare della nostra miseria. Per la Bibbia, il cuore è il centro più intimo dell'uomo, la sede delle sue emozioni, ma anche della volontà, della determinazione e della coscienza. Perciò misericordia dice compassione. Ma non solo come sentimento pure passivo, misericordia dice anche determinazione a aiutare. Misericordia è una virtù attiva che combatte la miseria e il male. Anche più forte è il riferimento alla parola ebraica per misericordia, rachamim, che significa leviscere, ovvero
Così la misericordia vuole dire che Dio nel suo intimo, nelle viscere, ha un rapporto viscerale con gli uomini. Più concreto, Rahamin è derivata da Rechem, l'utero materno. Rahamin è un attributo materno, Dio è come una madre che porta il suo bambino nel suo grembo, nel suo utero e poi nelle sue braccia. Dio ci porta nel suo intimo. Misericordia esprime tutta la tenerezza e l'amore con cui Dio si comporta con noi. Lui è il custode di ogni uomo. C'è chi ha parlato dell'amore folle di Dio per l'uomo. Nella seconda e terza rivelazione a Mosè, Dio esplicita ciò che ha implicitamente manifestato nella sua prima rivelazione al Revoreto Ardente. Nella seconda dice a Mosè: a chi voglio fare grazia e di chi voglio avere misericordia, avrò misericordia. Misericordia dunque non è espressione di un compiacimento debole, ma di sovranità e di libertà, di indipendenza e di signoria di Dio. Essa esprime il suo essere divino. Un terzo aspetto occorre nella terza rivelazione a Mosè. Yahweh è un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Adesso, misericordia non è solo espressione della sovranità e della libertà, ma anche della fedeltà, emet in ebraico, di Dio. A Lui possiamo affidarci in ogni situazione. Nella Bibbia la formula della terza rivelazione va considerata come nome di Dio e quasi come definizione dell'essenza di Dio. Pertanto nell'Antico Testamento, soprattutto nei Salmi, quasi come un ritornello è sempre nuovamente ripetuta. Dio si presenta come misericordioso e come misericordioso da noi va invocato, adorato e glorificato nella sua alterità assoluta, la sua santità e la sua trascendenza e al contempo nella sua vicinanza e presenza salvifica in mezzo a noi e nella nostra miseria umana. In questo senso si può dire misericordia è il nome del nostro Dio. Con il nostro nome ci presentiamo agli altri e gli altri si rivolgono a noi attraverso il nostro nome. Il culmine di questa rivelazione si trova nel profeta Osea, il quale non di rado è citato da Gesù a riguardo della misericordia. Nel primo capitolo del suo libro, il profeta constata che il suo popolo è diventato infedele, è come una prostituta disonorato. L'alleanza di Dio con il suo popolo è infranta. Dio non vuole essere più il suo Dio e il popolo non è più il suo popolo. Tutto è finito. Poi, però, nel capitolo 11 avviene una svolta drammatica. Dio si spoglia della sua giustizia e prevale la sua misericordia. Il suo cuore si interisce. Perché? Egli lo spiega così. Sono Dio e non uomo. Il che significa la misericordia di Dio è l'espressione del suo essere Dio, del suo essere diverso, della sua sovranità, della sua trascendenza assoluta. Ma questa trascendenza non vuol dire assenza o lontananza dalle vicende degli uomini. Al contrario,
è presenza nel mezzo della miseria umana. La sua trascendenza si mostra nella sua misericordia. La sua onnipotenza non si mostra nel punire e condannare il suo popolo infedele, ma nel perdonare e nell'essere misericordioso, che ci dà una nuova chance, un nuovo cominciamento, perché non vuole la morte, ma la vita. Sarebbe però una semplificazione, un grave fraintendimento opinare che la misericordia sia solo un certo buonismo e dia testimonianza di un Dio, per così dire, solo gentile e innocuo, che non prende sul serio il male e i peccati. Nell'Antico Testamento, come nel Nuovo, ritroviamo anche l'ira e il giudizio di Dio. Dio è un Dio giusto e la giustizia di Dio è una affermazione centrale nella Bibbia. Pertanto non si può appiattire il concetto di misericordia. La giustizia e la misericordia non sono in contraddizione, ma le due sono un aspetto della carità di Dio, perché Dio è amore. La sua ira brucia tutto il male che danneggia la sua creatura buona. Perché è buono, egli si mette contro i violenti, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Poiché vuole il bene, Dio resiste al male, lo combatte, ma concede anche la grazia della conversione e il perdono a chi si pente e chiede perdono. Gesù riprende questo filo rosso del Primo Testamento e lo porta al compimento. Al centro del messaggio di Gesù sta il messaggio di Dio come Abba, Padre. Abba è lo stesso come il nostro papà, esprime dunque un rapporto intimo e personale. E il più bel esempio del messaggio di Dio misericordioso è la parabola bene conosciuta del figlio prodigo, o meglio, la parabola del padre misericordioso. Questo padre aspetta già il suo figlio, gli va incontro, non lo critica, ma lo abbraccia, gli restituisce tutti i suoi diritti filiali e gli prepara una grande festa. Così in cielo è una festa per ogni peccatore che si converte. Con questa parabola Gesù difende il suo proprio comportamento con i peccatori che ha scandalizzato i farisei. La parabola ci dice: come io mi comporto, così si comporta Dio. Dio è un padre misericordioso. Ci sono molte altre parabole e parole di Gesù sulla misericordia, ma già questa parabola ci mostra che Gesù non parla solo a parole, ma con i suoi gesti, il suo comportamento. Egli è la parola di Dio in persona. Chi lo vede, vede Dio. Il culmine di questa autorivelazione di Dio Padre nel Figlio è l'autodonazione del Figlio per noi e in nostra vece. Gesù non ritenne un privilegio essere nella condizione di Dio, ma svuotò se stesso, assumendo la condizione di servo, diventando simile agli uomini fino alla morte di croce. E, resuscitato da morte, diventò il nostro grande sacerdote. Proprio questo, la sua kenosi, il suo abbassamento, lo abilita a sympathein, provare compassione. Nella sua grande misericordia ci ha rigenerati mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti per una speranza viva, una nuova chance, una nuova vita.
E così tutta l'opera della redenzione scaturisce ed è espressione della misericordia di Dio, Padre misericordioso, che ci ha salvato non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia. Così nella croce e nella risurrezione tutto il mistero pasquale è l'insuperabile rivelazione dell'insondabile mistero della ricchezza, della misericordia di Dio, come dice lettera Efesi. La prima lettera di Giovanni sintetizza il messaggio nel testamentario. Dio è carità. Dio è carità e poiché egli è fedele a se stesso, non può rinnegarsi, non può fare altro che mostrarsi misericordioso. Così le opere misericordiose nella storia della salvezza ci presentano Dio e ci permettono di guardare nel cuore stesso di Dio e della Santissima Trinità, conoscere il suo nascosto insondabile mistero. La misericordia è lo specchio della Trinità, cioè della autodonazione di amore del Padre al Figlio nello Spirito Santo. Nella misericordia Dio fa conoscere il suo mistero nascosto che sempre e di nuovo ci riempie di stupore. Fa conoscere il suo amore che ci dà tutta l'eternità. Nel suo autorivelazione e autopresentazione Dio si fa raggiungibile. In ogni situazione possiamo chiamarlo e gridare a Lui. In questo senso la misericordia è il nome di Dio. Cari fratelli, dopo il breve sguardo sul messaggio biblico, ci bisogna adesso tornare alla riflessione sistematica. Ripartiamo di nuovo della rivelazione del nome di Dio al rovereto ardente, dove Dio rivela se stesso come Dio che si abbassa e si fa attivamente presente nel mezzo della storia della miseria umana. Il Nuovo Testamento oltrepassa questa concezione vetrotestamentaria dell'abbassamento divino. Dio diventa sarx, cioè carne, debole, e entra in tutta la debolezza umana. Nella kenosi della incarnazione diventa un debole bambino nella macciatoia. Nella kenosi sulla croce, colui che era nella condizione di Dio si svuotò, diventò servo fino alla morte. Con questa autoalienazione Dio si manifesta paradossalmente nel suo contrario, la forza nella debolezza, l'onnipotenza nell'impotenza, la sua sapienza e stoltezza agli occhi di questo mondo, come dice San Paolo. Questa concezione kenotica di Dio è una vera rivoluzione nel concetto di Dio. Esso ci porta a una comprensione più approfondita della affermazione giovanea Dio è carità, ripreso e approfondita nella enciclica di Papa Benedetto XVI, Deus Caritas est, Dio è carità. L'amore non da qualcosa, l'amore da se stesso. Essa è autodonazione, autocomunicazione, esso è la più intima unione che non toglie l'alterità dell'altro, ma la compie e la conferma. In questo senso la rivelazione divina non ci informa e ci comunica qualcosa, ma in essa Dio rivela e comunica se stesso. Così la misericordia, come espressione della carità, ci rende partecipi dell'essere divino ricondito e del tutto incomprensibile. La misericordia è anche la sorgente e il fondamento di tutte le opere divine di salvezza. Tutte le vie del Signore sono misericordia e verità,
dice il Salmo 25. La misericordia è così la chiave ermeneutica per comprendere e interpretare tutta la storia della salvezza, il chiave ermeneutica anche per comprendere un po' meglio il mistero di Dio. La misericordia cambia in particolare il concetto della onnipotenza di Dio. Oggi molti non vogliono parlare della onnipotenza di Dio perché sembra loro una concezione oppressiva che non lascia spazio per la libertà umana, però compresa in chiave di carità e di misericordia. L'onnipotenza non è una onnipotenza arbitraria o violenta che opprime la libertà umana, ma poiché Dio nel suo agire è fedele al suo essere amore, la sua onnipotenza si manifesta nel amare. Tu sei indulgente con tutte le cose perché sono tue, Signore, amante della vita, Libro della Sapienza. Dio nel suo governo del mondo è indulgente, riguardoso, delicato, rispettoso con la sua creatura. E nella colletta dell'ultima domenica, 26 domenica del tempo ordinario, preghiamo: o Dio, che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono. Tommaso d'Aquino cita questa colletta e dice: «Dei omnipotentia ostenditur maxime parcendo e miserando, manifesta il stas al somma la sua onnipotenza perdonando e usanda misericordia». Si pensi al diluvio come risposta forte di Dio alla malvagità dell'umanità. Ma alla fine prevale la misericordia con la promessa di Dio di conservare l'ordine del mondo malgrado tutta la malvagità dell'uomo. Oggi, guardando al male, alle ingiustizie, alla corruzione, ai crimini orribili nel mondo, solo la misericordia di Dio garantisce l'esistenza del mondo. Senza la misericordia il mondo sarebbe perduto e non esisterebbe più. La misericordia dà sempre un nuovo spazio vitale, una nuova chance. Di più, con il perdono dei peccati, la misericordia di Dio non preserva solo dalla morte, ma dà un cuore nuovo, crea un ordine nuovo, la nuova creatura, e dà una speranza viva e nuova. Secondo San Tommaso, la giustificazione del peccatore e il perdono è l'opera più grande della creazione del cielo e della terra. La misericordia cambia tutto, salva il mondo, guarisce le sue ferite, crea la nuova creatura e dà nuova speranza. E senza speranza non possiamo vivere. Dio nella sua misericordia esercita la sua onnipotenza con tenerezza, con un abbraccio, con una carezza. Dio non ci forza mai, ma ci corteggia con grande rispetto e con pazienza mite, lungimirante. La sua misericordia è dolce e rende dolce la vita, dice Tommaso. Come il Padre misericordioso nel Vangelo, Dio ci aspetta già da lontano, ci lascia tempo sempre e di nuovo, sta alla porta del nostro cuore e bussa. La misericordia non ha un'aria di superiorità che opprime o forza la libertà, ma ci dà la libertà. Dio è amante della vita, abbiamo detto. Non gode della morte del malvagio, ma vuole che si converta e viva. Essa provoca gioia e Dio e stupisce gli angeli. Nel cielo c'è più gioia per un solo peccatore convertito che per 99 giusti che credono che non abbiano bisogno della conversione.
Il signor Kierkegaard, il famoso teologo e filosofo protestante, ha messo il dito sul punto saliente. Per agire così si vuole onnipotenza. Solo con onnipotenza è possibile ritirarsi e rinunciare a se stesso per dare spazio all'altro senza perdersi e abbandonarsi. L'onnipotenza di Dio è la sua bontà, il suo amore. Nell'autoalienazione Dio rivela addirittura il suo essere Dio, la sua sovranità, la sua propria identità, che è amore. Per concretizzare e mostrare l'importanza di queste riflessioni vorrei aggiungere due considerazioni. Prima, come abbiamo visto, la misericordia esprime la fedeltà di Dio a se stessa nella sua rivelazione. Fedeltà in ebraico dice emet, il che significa al contempo fedeltà e verità. Pertanto è del tutto errato mettere in contrasto verità e misericordia come alcuni fanno. Il Salmo 84, nella traduzione della Vulgata, dice «Misericordia e veritas obviaverunt». Si incontrano misericordia e verità. La misericordia non toglie le verità della fede, anzi le fonda e le mette sul candelabro affinché facciano luce per tutti, poiché la misericordia è la sorgente per tutte le verità fondamentali, a partire dalla creazione, poi l'incarnazione, la croce, la redenzione, tutti i sacramenti della Chiesa sorgono della misericordia di Dio e hanno in essa la loro sorgente, la loro chiave ermeneutica, cioè vanno interpretati alla luce della misericordia. Non sono verità astratte che non ci riguardano, ma sono espressione della attenzione e della tenerezza misericordiosa di Dio verso di noi. Interpretate alla luce della misericordia, esse possono di nuovo brillare, diventare attraenti e convincenti. Così la misericordia ci apre la strada per la nuova evangelizzazione e ci apre il cuore per una conoscenza della fede che sia approfondita, aggiornata e interessata. La misericordia ci porta all'aggiornamento dell'annuncio del Vangelo. Secondo, con la sua misericordia Dio è fedele e cioè giusto a se stesso. Dio non è legato alle nostre regole di giustizia, egli è legato solo a se stesso, alla sua carità. San Tommaso dice Deus sibi ipsi est lex, Dio è la sua propria legge. Pertanto la misericordia di Dio è la sua giustizia. Anche qui nessun contrasto, anzi San Tommaso afferma la giustizia senza misericordia è crudeltà. La misericordia senza giustizia è madre di ogni dissoluzione del caos. Secondo lui, la misericordia ha la precedenza sulla giustizia. La misericordia ci apre gli occhi e, per così dire, la lente per vedere che cosa sia veramente giusto in una situazione concreta e spesso complessa. Senza la misericordia, la somma giustizia può diventare somma ingiustizia. E dove non c'è misericordia, vivono i demoni, ha detto Dostoevskij. Ciò vale soprattutto per la giustizia cristiana. Da peccatori siamo ingiusti, fissati a noi stessi, egocentrici e autoreferenziali, non empatici e simpatici con gli altri. Solo tramite la misericordia di Dio siamo giustificati,
cioè resi giusti, liberati dalla ossessione da noi stessi, abilitati e liberi per una vita in giustizia. La misericordia cristiana non fa di meno della giustizia puramente legale, anzi la sorpassa e la compie. Essa è la giustizia più grande di cui parla Gesù nel Sermone sul Monte. Il compimento della giustizia e quanto alle opere esterne, dice Tommaso di nuovo, la misericordia è somma della religione cristiana. Questa frase ci porta adesso a considerare la prassi della misericordia. Il principio fondamentale della Bibbia per la vita del cristiano suona essere imitatore di Dio. Siamo chiamati a imitare Dio. E in questo senso Gesù dice siate perfetti sul modello di Dio. L'Evangelista Luca presenta probabilmente il testo originale, siate misericordiosi sul modello di Dio. Come io sono il custode di ogni essere umano, così anche voi siate custodi di vostri fratelli e sorelle. Ecco la centralità del discorso sulla montagna, beati i misericordiosi. Che cosa vuol dire misericordia pratica? Gesù si dice nella sua parabola del buon samaritano, diventato proverbiale. L'esempio che Gesù ci dà con questo samaritano, e dobbiamo sapere nel giudaismo la loro, i samaritani allora erano considerati un mezzo pagani, questo dice oltrepassa ogni obbligo di giustizia. Lui è commosso da questo uomo povero e caduto nelle mani dei briganti, dimentica immediatamente tutte le sue proprie interesse legittime, si abbassa nel fango della strada, fascia le sue ferite, lo porta in un albergo e promette all'albergatore pagare tutto che deve spendere. Oltrepassa la giustizia. La misericordia è una virtù attiva che fa muovere le gambe per andare incontro, muovere le mani, fa aprire anche il porcellino. La misericordia non solo vede il male e non solo ne va commossa, ma combatte il male e in quanto può cambiare la situazione del misero. La misericordia cambia il mondo, perché dimostra un altro mondo, diverso dal mondo degli interessi, della violenza, della competitività, e si fa splendere un almeno raggio del mondo diverso, segno anticipatorio della nuova creatura e così un segno di speranza. Le opere della misericordia corporale e spirituale sono espressione del Vangelo, della lieta novella per i poveri. La tradizione cristiana elenca 7 opere di misericordia corporale e 7 opere di misericordia spirituale. Alcune di queste opere sono molto attuali. Dare da mangiare e bere ci chiama alla giustizia in un modo in cui le risorse della vita sono distribuite in un modo molto ingiusto oggi. Ospitare i forestieri diventa una questione di coscienza di fronte a milioni di rifugiati, questione che oggi è un segno dei tempi. Visitare i malati e gli anziani diventa sempre più importante in una società in cui conta spesso solo chi è giovane, chi è sano, chi è forte e chi ha successo, mentre nella nostra società aumenta il numero degli anziani che spesso rimangono da soli. Liberare i prigionieri significa migliorare e umanizzare la situazione dei prigionieri e pegnarsi per coloro che ingiustamente sono
in prigione, prigionieri politici, prigionieri a causa della religione, per non dimenticare i cristiani persecutati. Tutto il realismo cristiano venne alla luce quando ci rivolgiamo alle opere della misericordia spirituali. Infatti, non esiste solo la povertà materiale, ma anche la povertà culturale, quella povertà di coloro che non hanno accesso alla cultura, veniamo al problema dell'analfabetismo, la povertà relazionale, cioè la povertà di comunicazione di chi è in solitudine, non ultima la povertà spirituale, il vuoto e sempre crescente deserto interiore, la mancanza e lo smarrimento di orientamento nella vita. In questo senso, le opere della misericordia spirituale diventano di nuovo molto attuali. Istruire gli ignoranti, consigliare i dubbiosi, confortare gli afflitti, correggere i peccatori, perdonare chi ci ha offeso, supportare gli antipatici, il che è cosa molto difficile, e pregare per tutti. Queste opere della misericordia corporale e spirituale non sostituiscono affatto l'ordine di una società giusta. L'idea di uno stato sociale che prevede una vita umana degna dell'essere umano, è esistita sin dall'Ottocento, perché la povertà non è solo un problema individuale, ma anche un male e una disfunzione sociale. Eppure si devono anche riconoscere i limiti di questo nostro sistema sociale. La miseria ha molte facce e le sue forme cambiano spesso molto velocemente. Sono necessarie delle persone che percepiscano il bisogno che spesso sorge inaspettatamente e si lasciano commuovere da esso, delle persone che abbiano occhi aperti e un cuore aperto, che si prendono a cuore gli altri e che nel caso concreto cerchino di aiutare meglio che possono. Così la misericordia è la lente, l'apri occhio, perciò che è giusto e leale in una concreta situazione. Senza la misericordia, la base motivazionale per un ulteriore sviluppo della legislazione sociale si perde. L'ordine sociale non può sopravvivere senza iniziativa e l'impegno personale e privato nell'ambito della famiglia, del vicinato e del volontariato. Tuttavia, per fare questo si vuole motivazione, ci vuole misericordia, ci vuole cioè un cuore per i miseri, un cuore aperto che tiene le mani aperte e mette in moto le nostre gambe per aiutare. La misericordia individuale non vuole e non può sostituire la giustizia sociale, ma può essere ispirazione e motivazione a darsi da fare. Molti domandano oggi, ma dove questa misericordia in un mondo che con tanta sofferenza innocente, tanta ingiustizia e cattiveria? Una risposta teorica nel senso della teodiceo tradizionale, ossia nel senso della giustificazione di Dio, come ha tentato il filosofo Leibniz, mi pare impossibile. La risposta non può essere teorica, ma deve essere pratica. La domanda è una sfida per la nostra misericordia. Noi dobbiamo portare almeno un debole raggio della misericordia divina nel buio del nostro mondo. Solo attraverso la misericordia nostra, Dio e la sua misericordia diventano credibili. La misericordia è la banca di prova della nostra fede. Se la misericordia è il nome del nostro Dio, bisogna essere il nostro nome. Essa è il documento d'identità di noi cristiani, l'unico documento valido che possiamo presentare.
conseguenze spirituali. La parola siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso vale anche per la prassi ecclesiale. La Chiesa come sacramento, cioè segno e strumento della grazia di Dio, è anche sacramento, segno e strumento della misericordia. C'è un triplice missione della Chiesa riguardo alla misericordia, la martiria, l'annuncio della misericordia, la liturgia, la celebrazione della misericordia nei sacramenti, particolarmente nel sacramento della misericordia per eccellenza, il sacramento della penitenza e anche della e finalmente la diaconia, l'assistenza spirituale, l'impegno caritativo sociale della Chiesa. La critica spesso rivolta alla Chiesa che sia non misericordio, ma rigorosa, escludente, è la critica la più aspra. La Chiesa non deve assomigliare a un castello con le ponte levatoie chiuse, ma alla casa materna è sempre aperta ai figli e figlie, la casa aperta per tutti, i nostrani e gli stranieri. Si vuole una pastorale della inclusione, della integrazione e non della esclusione, come ci ricorda spesso Papa Francesco. In questo contesto non voglio entrare di nuovo in problemi pastorali concreti, in situazioni complesse, come ad esempio nei problemi che sono stati discussi durante i due sinodi della famiglia. E Papa Francesco ha chiaramente espresso che anche situazioni cosiddette irregolari, cioè che non corrispondono o non pienamente corrispondono alle regole ecclesiali, si vuole misericordia, cioè distinzione e discernimento delle situazioni molto diverse, accompagnamento pastorale e passo dopo passo integrazione nella comunione ecclesiale. La pastorale misericordioso non va confusa con una pseudo misericordia, cioè una prassi pastorale di compiacimento e di un cristianesimo light e a buon mercato che non prende sul serio la verità e i comandamenti del Signore. La stessa misericordia è la verità fondamentale della fede cristiana e pertanto non può essere contrapposta alla testimonianza della verità. Anzi, la misericordia va intesa come il principio ermeneutica, come abbiamo detto. Se interpretiamo la verità nella luce della misericordia, non sono verità astratte, ma espressioni dell'amore di Dio. Così la misericordia fa brillare queste verità. Anche i comandamenti sono espressioni della misericordia. Essi sono la luce per i nostri piedi. Ci danno orientamento nel buio della vuota, buio del mondo, e si conducono alla vita buona e felice e finalmente alla vita eterna. Ricordare i comandamenti è misericordioso, come perdonare a chi ha fallito e vuole ritornare. La misericordia, la Chiesa si presenta come madre misericordiosa, la cui casa è sempre aperta. Questo contesto parlerò adesso solo della spiritualità della misericordia e sul tema come alla teologia della conotica corrisponde una spiritualità kenotica. Perché molti adesso domandano come si può parlare di Dio e della sua misericordia in questo mondo di oggi. Come possiamo incontrare Dio in questo mondo, dove esiste tanta misericordia, tanta ingiustizia, tanta malvagità, tanta contratestimonianza di Dio? Dove è Dio? Abbiamo già detto che c'è nessuna risposta teorica, ma solo una risposta pratica, cioè la nostra testimonianza della misericordia. Gesù ci dà
questa risposta. Nel sermone sul giudizio finale in Matteo 25 anticipa il giudizio del giudice e dice: ho avuto fame e voi mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e voi mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto. Poi il giudice gli domanda: Signore, quanto ti abbiamo visto affamato, assetato, straniero? E Gesù risponde: in verità vi dico, tutti che avete fatto un solo dei questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Queste parole ci danno risposta alla domanda: Signore, dove ti possiamo incontrare e riconoscere? La risposta è: potete incontrarmi nei poveri, negli affamati, assetati, rifugiati e tutti i miei fratelli e sorelle bisognosi. La parola mistica deriva dal termine greco mien, che significa chiudere gli occhi. Così la mistica tradizionalmente è un chiudere gli occhi per prendere le distanze del mondo e di concentrarsi su Dio. Tutti noi sappiamo quanto facciamo bene tali giorni spirituali di ritiro e di silenzio. Ma c'è anche una forma diversa della misericordia, la mistica o la spiritualità degli occhi aperti, che vede i fratelli e sorelle in miseria e riconosce in essi Gesù e che riscopre che Dio non è né lontano né irriconoscibile nel nostro mondo. Dio ci aspetta nei nostri fratelli e sorelle. Oggi abbiamo bisogno di questa spiritualità degli occhi aperti. Tramite le nostre opere di misericordia possiamo dare testimonianza al mondo che Dio è vivente nel sacramento del fratello, è vicino e presente in mezzo a noi. I santi hanno preso sul serio questa risposta. San Benedetto scrive nella sua regola che i monaci devono accogliere il straniero come ospite, come Cristo. San Francesco, il cui festa abbiamo oggi, San Francesco all'inizio della sua vita spirituale ha incontrato un leproso e lo ha abbracciato perché convinto che in lui abbracciava Gesù. Analogamente, Madre Teresa di Calcutta, all'inizio del suo sentiero di santità, trovando un moribondo per le strade di Calcutta, benché sporco e puzzolente, lo porta come un ostensorio nel suo monastero, nella convinzione di portare Gesù con sé. Nella vita e negli scritti dei santi la misericordia era sempre presente. Oggi la Chiesa ha cominciato una epoca ecclesiale della misericordia. Già Papa Giovanni XXIII nel suo discorso d'apertura del Concilio Vaticano II disse: ora la sposa di Cristo, cioè la Chiesa, preferisce usare la medicina della misericordia piuttosto della severità. E come all'inizio del Concilio Papa Giovanni ha parlato della misericordia, così Papa Paolo VI, nell'ultimo suo discorso del Concilio, si è chiesto quale fosse la spiritualità del Concilio. E la sua risposta è stata la parabola del buon samaritano. Poi Papa Giovanni Paolo II, che durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale ha vissuto tutto il terrore della occupazione tedesca e della oppressione sovietica, ha pubblicato la sua seconda enciclica, Dives in Misericordia, ricco in misericordia. Papa Benedetto XVI ha approfondito con la sua prima enciclica, Deus Caritas Est, la stessa cosa. Così si vede, Papa Francesco sta in piena sintonia e continuità con i suoi predecessori. E Papa Emerito Benedetto nel suo libro intervista recente ha espressamente confermato questa sintonia. Pertanto, fine con queste manovre cattive
è del tutto sfondato di mettere in contrapposizione i due papi. C'è continuità fra loro. La misericordia è il tema del concilio e della epoca postconciliare. Essa è la spiritualità, ovvero la mistica postconciliare. Di nuovo, tutto questo non è un buonismo innocuo. Queste affermazioni devono essere confrontate con il comandamento più forte di Gesù. E gli dice, come Dio ci perdona 70 volte 7, così dobbiamo anche noi perdonare ed amare finché i nostri, nemici. Sigmund Freud, questo psicologo, ha detto che il comandamento di amare il proprio nemico è un comandamento assurdo perché impossibile. Certo, non è facile. E spesso ci vuole un lungo cammino per arrivare a perdonare e amare il nemico. Però Dio ha fatto così con noi. E solo così ha chiuso quel circolo vizioso secondo cui ogni ingiustizia è causa di vendetta e la vendetta causa di nuova ingiustizia e così via. La misericordia frantuma questo circolo vizioso e permette un nuovo inizio, una nuova via comune verso il futuro. Questo era la saggezza dai grandi politici italiani, francesi e tedeschi dopo il disastro della Seconda Guerra Mondiale. Hanno detto basta adesso con questa nemicità. Da popoli nemici sono poi divenuti popoli amici. Così furono fondati la pace e il futuro dell'Europa. Oggi l'Europa è una grave crisi. Speriamo che non prevalgano di nuovo l'egoismo nazionale e i risentimenti irrazionali del passato che hanno fatto tanto male all'Europa. Speriamo e lavoriamo affinché la pace in Europa esista anche nel futuro per il bene dei nostri bambini e dei bambini dei nostri bambini. Oggi la misericordia si vuole anche nei rapporti interculturali, interreligiosi. Le culture e le religioni non cristiane raggiungono oggi anche fra di noi. Ci sono anche ferite e lacerazioni del passato. Si vuole un healing of memories, come si dice, una guarigione delle memorie e il coraggio di un nuovo cominciamento e slancio per il futuro. Solo la misericordia che ci fa custodi dei nostri fratelli in bisogno ci darà e ci garantisce un futuro in pace. Per concludere, l'affermazione che la misericordia in nome del nostro Dio non è solo poesia, ma un concetto bene pensato per re. C'è ancora molto da fare nella teologia per ripensare e approfondire il concetto di Dio misericordioso. Dobbiamo augurarci che nel nome di Dio che è misericordioso, l'anno santo della misericordia possa essere il motore e l'anima di un rinnovamento teologico, cioè del concetto di Dio e del rinnovamento spirituale, in questo senso di un ulteriore passo sulla vita della recezione della ecclesiologia del Concilio Vaticano II, così che la Chiesa possa meglio rispecchiare il vultus misericordiae, il volto di Dio e essere sacramento della misericordia, irradiare un raggio di luce e di calore nel nostro mondo che spesso è tanto freddo e buio e che tanto ha bisogno della misericordia, illuminarlo e caldeggiarlo affinché diventi un mondo più umano. Questo mondo misericordioso, cari fratelli, non cade dal cielo. Esso è consegnato alla nostra misericordia, alla misericordia che è la garanzia della pace. La Madonna, Madre della Misericordia, interceda per noi affinché sia pace nel nostro mondo. Grazie.